Pensavi al colpaccio prima, poi il pareggio e poi? No, mi hanno fatto una partita tosta lo stesso, peccato perché sì, erano andate in vantaggio un po' di fortuna e dopo non è che pensavamo di averla vinta, abbiamo lottato palla su palla, loro hanno messo tutte le loro armi e ci hanno fatto i due gol. È stata una partita, io ho commentato dicendo che è stata una bella partita, giocata a viso aperto soprattutto da tutte e due le parti. Una doveva vincere per rimanere su, una doveva vincere per cercare di definitivamente levarsi dalle zone bruttissime, però insomma direi bella partita. E... No, sapevamo che dovevamo ribattere colpo su colpo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per 90 minuti, 95, quanto è durata la partita. Diamo merito a loro che sono riusciti a portarla a casa, dispiace, però bisogna andare avanti, bisogna lavorare ancora e dispiace perché eravamo in vantaggio anche oggi e oggi, ripeto, abbiamo dato tutto, dopo sì, questi due episodi di due gol che sì, sono stati bravi. Vedendola così sulla carta, lo commentavo anche in diretta, cioè non ti sei chiuso, perché a un certo punto inserendo Band, anche se Band giocava un pochino più indietro delle due punte, era quasi un 4-3-3. Sì, avevamo Sane che aveva preso due botte nel primo tempo, allora ho preferito cercare di attaccare ancora o di almeno riuscire ad accorciare verso davanti. L'abbiamo fatto bene in certe circostanze, dopo Banda anche difeso, sì, non è quello il discorso. E nell'occasione dei due gol, sì, sono stati forse un po' lontani, comunque avanti. Avanti sempre perché dovete, come dicevi prima, dovete guardare alle prossime partite. Arriva il Vittorio, c'era qui mezza Vittorio oggi a vedervi. Sì, sì. No, dispiace perché è una bella botta, eravamo a 10 minuti, un quarto d'ora fine in vantaggio, però si va avanti, abbiamo alzato la testa tante altre volte e alzeremo questo giro. Bocca al lupo. Saluti.